Allora, oggi parleremo di un altro argomento. Abbiamo fatto un'analisi della deformazione che, come abbiamo detto già precedentemente, descrive un problema puramente cinematico. Il corpo si trova in una certa configurazione, cambia configurazione, abbiamo cercato di capire che cosa intendiamo per deformazione, come la misuriamo e quali sono gli enti sulla base delle funzioni di spostamento che definiscono la deformazione nell'intorno di un punto e di conseguenza poi la deformazione dello sfondo. Abbiamo scritto l'equazione di convergenza. Poi abbiamo fatto un'analisi della tensione. La tensione invece abbiamo descritto semplicemente le condizioni di equilibrio che devono valere in ogni punto, in ogni intorno, diciamo così, di un punto nel nostro oggetto, nel nostro corpo. Prima cosa abbiamo definito la tensione, abbiamo capito come questa tensione si può calcolare in funzione del piano sul quale vogliamo calcolare la tensione e abbiamo scritto appunto le equazioni di equilibrio indefinite, cioè le equazioni di equilibrio tra le tensioni, il tensore delle tensioni nella realtà e le forze esterne. Queste equazioni erano quelle là che abbiamo scritto come divergenza di sigma più b uguale a zero, ricordo queste equazioni di teoria, ed inoltre c'era la seconda equazione di equilibrio che diceva che sigma era simmetrico, sigma uguale sigma trasposto, che era l'altra condizione. Adesso facciamo un altro capitolo. L'altro capitolo che studieremo oggi è il capitolo detto del principio dei lavori virtuali. La prima cosa che vi voglio far notare nell'esporre questo problema del principio dei lavori virtuali è che in realtà, voglio dire, noi ancora non abbiamo detto nulla relativamente al comportamento del materiale. Quindi voglio dire, il principio dei lavori virtuali si può scrivere a prescindere dal comportamento reale del nostro materiale. Va bene? Va bene, come si introduce il problema? Allora, come al solito, la prima cosa che faccio è prendo un corpo omega, ok? Faccio un caso particolare, e cioè considero che il nostro corpo omega è soggetto a delle forze di volume V, ok? Come al solito, va bene? La frontiera del corpo omega la divido in due parti, una parte che chiamo df omega e una parte che chiamo du omega, va bene? Su df omega specifico il valore delle pressioni P applicate, va bene? Sulla parte du omega specifico il valore degli spostamenti imposti. Bene, in altre parole, voglio dire, la parte du omega è la parte sul quale impongo il valore dello spostamento, sono i vincoli, c'è la parte vincolata. Bene, in questo modo accade che tutta la frontiera de omega, del corpo omega, lo ottengo come l'unione del du omega con df omega. Bene. D'accordo. Ed inoltre che l'intersezione tra du omega e df omega è l'insieme vuoto. D'accordo? Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo che sicuramente per il nostro corpo devono valere le equazioni di equilibrio. Va bene? Le equazioni di equilibrio ci esprimono queste condizioni, divergenza di sigma più b uguale 0, bene, in omega, poi abbiamo detto sigma è uguale sigma trasposto, anche questo ovviamente in omega, ok? Poi abbiamo che sigma applicato su m deve essere uguale a p su df omega, ok? Cioè sigma applicato su m, cioè la tensione che emerge, no, sulla frontiera deve essere uguale a, deve equilibrare il carico applicato sulla frontiera stessa, ok?
E poi possiamo anche scrivere questa ulteriore condizione, se vogliamo, che cioè se sigma n è uguale a r su d u omega, dove r sono delle le reazioni dei vincoli che abbiamo messo su questa parte di frontiera e che naturalmente devono anche queste essere equilibrate con il campo delle tensioni sigma, del tensore delle tensioni sigma, che è ciò del corpo. Queste sono le condizioni di equilibrio. D'altra parte devono valere delle condizioni di congruenza, no? Di compatibilità cinematica. E cioè dobbiamo pensare che sul corpo omega possiamo andare a definire un campo di spostamenti U. Bene. Tale che epsilon, cioè il tensore di deformazione infinitesima, altro non è che la parte simmetrica del gradiente di U, cioè è un mezzo del gradiente di U più gradiente di U trasposto. Cioè le deformazioni sono ricavate in questo modo, va bene? E questa naturalmente è una condizione che vale in omega, ancora una volta, cioè in tutto il corpo, d'accordo? Ed inoltre abbiamo la condizione che il valore degli spostamenti su d omega deve essere esattamente uguale al valore imposto dal nostro vincolo. Quindi su d omega deve accadere che la u sia esattamente uguale a u cappello. Su d omega. Va bene? Allora abbiamo le condizioni di equilibrio per lo stato di tensione in equilibrio naturalmente con i cambi esterni e le condizioni di congruenza delle deformazioni con gli spostamenti e naturalmente con gli spostamenti imposti. D'accordo? Ci siamo? Bene, voglio precisare una cosa che mi sembra banale e naturale. Non c'è nessuna parentela tra queste cose. Cioè voglio dire, non è che questi spostamenti sono l'effetto di, per esempio, queste cause, non è così, è un qualsiasi spostamento che è compatibile, uno qualsiasi. Vabbè, non può essere che così, perché come vi abbiamo detto sin dall'inizio, noi, come dire, le proprietà meccaniche del corpo, cioè come si sta comportando il corpo, qual è la sua, diciamo così, elasticità, poi entreremo nel merito di questo significato, del significato di questa parola elasticità, ancora non lo sappiamo, non sappiamo se questo oggetto è di acciaio, è di legno, è di calcestruzzo, è di polistirolo, non lo sappiamo, non abbiamo detto nulla. E vi immaginate che se su questo oggetto applico, se su questo oggetto mettiamo di acciaio, applico delle forze, avremo degli spostamenti. Se questo oggetto invece fosse di polistirolo, applicando le stesse forze, gli spostamenti sarebbero completamente diversi. Va bene? Allora noi non abbiamo specificato di che materiale è fatto, quindi non c'è nessuna relazione causa-effetto tra questo e questo. Non c'è una relazione causa-effetto. Devo prendere un qualsiasi campo di tensioni in equilibrio con i carichi esterni, un qualsiasi campo di spostamenti congruenti con l'epsilon. Tutto qui. Va bene? Tutto qui. Va bene. Quello che ci dice il principio dei lavori puntuali è questo. Che se prendo, prima le diciamo e poi lo scriviamo pure, bene? Se prendo un campo di forze in equilibrio con delle tensioni, queste compiono un lavoro virtuale esterno con un campo di spostamenti compatibile, tale che questo lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro che compiono le tensioni per le deformazioni. È un lavoro virtuale interno. Ok? Adesso scriviamolo. Allora, il principio fondamentale dice lavoro virtuale esterno uguale lavoro virtuale interno. Va bene?
il lavoro virtuale esterno è definito come l'integrale su omega di sigma prodotto scalare con epsilon in dp più l'integrale su d f omega p prodotto scalare, scusate mi ho sbagliato, questo non è tutto, facciamo prima il lavoro esterno e poi facciamo il lavoro esterno è dato da integrale su omega di d scalare u in dp più integrale su d f omega di p scalare u in dA più integrale su d u omega di r scalare u in dA. Allora questo è il lavoro virtuale esterno, bene? Ed è il lavoro che compiono le forze di volume per gli spostamenti compatibili, le forze di superficie per gli spostamenti sempre e le forze reattive sempre di superficie per gli spostamenti imposti. Ovviamente su du omega ci dobbiamo ricordare che gli spostamenti devono essere uguali a u cappello, eh? Quindi volendo questo possiamo andare a scrivere col cappello così. Bene. Il lavoro invece, come è definito il lavoro virtuale interno? Il lavoro virtuale interno è definito come semplicemente l'integrale su omega di sigma in prodotto scalare con epsilon in dp. Ricordiamoci naturalmente che qua abbiamo dei prodotti scalari tra vettori, questa è un'operazione banale, va bene? Il prodotto scalare si fa prima componente per prima componente più seconda componente per sé e così via, va bene? Quando facciamo il prodotto scalare tra tensori, anche questo è abbastanza semplice e si deve fare il prodotto, la somma dei prodotti di tutte le componenti, cioè sigma 1,1 per epsilon 1,1 più sigma 1,2 per epsilon 1,2 più sigma 1,3 per epsilon 3 e poi sigma 2,1 per epsilon e così via fino alla fine. D'accordo? Allora, dimostriamo che questa identità è vera, ok? E noi per dimostrare questo facciamo così, partiamo dal lavoro virtuale esterno, bene? Ok? Allora io faccio così, a questo punto io continuo da questa definizione, d'accordo? Continuo da qui. Allora, questo a che cosa è uguale? Allora, per semplificarci un po' la vita, io farei così, riscriverei queste equazioni qua in componenti, va bene? Cioè prendiamo un sistema di riferimento, x1, x2, x3, e scriviamo queste equazioni in componenti. In altri termini, sto dicendo che faccio b con 1 per u con 1 più b con 2 per u con 2 e così via. Questo significa farlo per componenti. Ovviamente utilizzo una notazione piuttosto efficace per cui il primo integrale diventa semplicemente integrale su omega di b con i u con i in dt. L'indice ripetuto si intende sommato. Bene? Ci siete? Più integrale su df omega di p con i u con i da più integrale su du omega di p con i r con i u con i da. Va bene? Ok. A questo punto mi posso ricordare che in realtà B deve soddisfare questa condizione qui, cioè che la divergenza sigma più B è uguale a zero, il che significa che B è uguale alla meno divergenza di sigma, ok? E quindi che faccio? Sostituisco al posto della B meno divergenza di sigma, ok? Che significa meno divergenza di sigma? Significa semplicemente questo, adesso lo provo a scrivere qui così occupo meno spazio, meno integrale su omega di sigma ij derivato rispetto a j, questa è la divergenza, non so se vi ricordate, qua c'è l'indice ripetuto j che si intende sommato, va bene? Questo è sempre per u con i di j più
facciamolo così, integrale su d omega, d f omega, di p con i, u con i, d a, e poi ancora più l'integrale su d omega, r con i, u con i, d a. Bene. Allora facciamo così adesso. Vediamo questa quantità qua che sta sotto integrale. Ok? Vediamo un po' questa parte qui. E facciamoci un po' questo schemino, lo metto qua sotto per non occupare questa parte di lavagna. Lo facciamo una sorta di nota qua sotto. Bene. Allora, prendiamo sigma ij moltiplicato per u con i. Bene, come al solito gli indici ripetuti si intendono sommati. Ok? Di questo facciamo la derivata rispetto a x con j. Va bene? Ci siete? Naturalmente è il prodotto di due funzioni e ne faccio la derivata. Quando faccio questa derivata, ovviamente significa che è la prima derivata per la seconda non derivata più la prima non derivata per la seconda derivata. Ok, lo scrivo. Allora, questo è uguale a sigma ij virgola j u con i più sigma ij u con i virgola j. Va bene? Allora, voi naturalmente capite perché sono partito da questa, da questa espressione, perché facendo esplicitamente questa derivata trovo questo termine che è esattamente quello che ho qui. È questo, no, vedete? Allora vuol dire che questo termine non è altro che la differenza tra questo valore e quest'altro valore qui. Ok? Va bene, allora posso scrivere sigma ij virgola j u con i uguale a tutto questo, cioè a sigma ij u con i, tutto quanto derivato rispetto a j, più questo termine sigma ij u con i virgola j. Va bene? Scusate, ovviamente portando questo di qua, questo viene un meno. Va bene, ci siamo? E ovviamente se sono uguali questi termini, saranno uguali anche i loro integrali su omega. Quindi se io qua scrivo integrale su omega e dv, sarà uguale a l'integrale su omega e dv, integrale su omega in dv. Guardate che questa quantità qui, sigma ij per u con i, è un vettore, va bene? È un vettore la cui generica componente è j, è la j-esima, perché la i è sommata, va bene? Perché è ripetuta e quindi è sommata. Quindi questo è un vettore, va bene? È un vettore di componente j, che poi viene derivato di nuovo rispetto a j. E poiché j è ripetuto, è sommato anche quello. Quindi vuol dire che qui noi stiamo facendo la divergenza di questo vettore qui, del vettore sigma ij per u con i. Quando facciamo virgola j vuol dire che stiamo facendo la divergenza di questo vettore. Ma l'integrale su omega della divergenza di un vettore non è altro che uguale al teorema della divergenza, al flusso, è uguale al flusso sulla frontiera. E quindi vuol dire che questa cosa è uguale a l'integrale su d omega, su tutto omega, su tutto d omega, scusate, su tutto d omega, del flusso, e il flusso di questo vettore, cioè sigma ij nj u con i. Ok? Il flusso del vettore sarebbe sigma ij u con i per nj, ma naturalmente possiamo cambiare l'ordine come vogliamo nel prodotto.
ovviamente rimane sempre questo termine che rimane lo stesso, meno l'integrale su omega di sigma ij u con i virgola. Questo rende a questo indirizzo. Ci siamo? Benissimo, allora vuol dire che a questo termine che sta in questa espressione, ok, possiamo andare a sostituire questa espressione qua, questa formula, va bene? E lo facciamo. Quindi io al posto di meno integrale di sigma ij per u con i ci vado a sostituire tutto questo, ok? E che cosa ottengo? Lo scrivo qui sotto. Ottengo meno integrale su d omega di sigma ij n u con i dA, okay? Più integrale su omega di sigma ij u con i j, u con i virgola j, indeciso. E ho scritto questo termine qui, va bene? E poi naturalmente mi rimangono gli stessi termini di prima, ok? Però a questo punto io mi vado a ricordare che la P con i deve essere equilibrata, va bene? La P con i equilibrata significa che deve essere soddisfatta questa equazione qui, ok? Quindi al posto della P con i ci posso scrivere sigma ij nj. Quindi qui al posto della P con i nell'integrale su df di omega, al posto di P con i posso andare a sostituire questa espressione qui, ovviamente scritta in componenti perché ormai stiamo scrivendo tutto in componenti, e questa espressione scritta in componenti dice sigma ij nj, naturalmente la p con i era moltiplicata per u con i in dA. Ok? E c'ho l'ultimo termine, e anche relativamente all'ultimo termine qua c'ho una r con i che abbiamo detto sono le pressioni reattive del vincolo che abbiamo messo su d omega. Ok? E queste pressioni reattive devono soddisfare questa equazione di equilibrio, cioè devono essere equilibrio con le pressioni, con le tensioni che provengono all'interno del corpo. E quindi possiamo sfruttare anche questa equazione qua e sostituire al posto di R con I sigma ij mj, ancora una volta. Ci siete? E lo faccio, e quindi qua viene più integrale su D u omega di sigma con j nj u con i in dA. Questo ci eravamo dimenticati il cappellino qui, ce lo dimentichiamo anche qui. Bene, sull'autonomia. Va bene. Ma guardiamo un attimo questo termine, no? Questo è l'integrale su tutta la frontiera di omega. Ovviamente questo integrale lo possiamo dividere nelle due parti, sulla df omega e la du omega. La df omega si mangia completamente questo termine. La du omega, tenuto conto di questa equazione qui, no? La du omega si mangia quest'altro termine. Quindi alla fine tutta questa equazione, di quello che rimane è semplicemente questo termine qui. Bene, a questo punto ci ricordiamo un'altra cosa. Ci ricordiamo che sigma è un tensore simmetrico.
scritto, diciamo, nel suo sistema di riferimento, questa matrice sigma, vista con le sue componenti, è una matrice simmetrica. E una matrice simmetrica ha prodotto scalare non nullo solo con la parte simmetrica di questa matrice UI derivata rispetto a J. Questa qua, ricordiamocela, è la H, questa la possiamo anche scrivere così. HIJ non è altro che il gradiente di spostamento, vi ricordate? Ed è esattamente definito come U con I derivato rispetto a J, ok? Quindi nel prodotto scalare, va bene? Poiché sigma è simmetrico, quello che facciamo così, ricordiamoci quest'altra su ulteriore divisione. Questo naturalmente era in DB, vogliamo, questo anche in DB. Ci ricordiamo che H l'abbiamo divisa nella parte simmetrica e nella parte emisimmetrica, ok? La parte simmetrica era epsilon ij, la parte emisimmetrica era w ij. Ecco qui, così è ancora più chiaro, credo. Allora, un tensore simmetrico, e quindi stiamo sfruttando questa condizione a questo punto, ha prodotto scalare nullo con un tensore emisimmetrico. Cioè, se uno fa il prodotto sigma ij per la wij, se sigma è simmetrico e w è emisimmetrico, questo prodotto scalare viene automaticamente zero. È molto facile verificarla questa cosa. Bene. Al contrario, questa quantità, questo prodotto, tra questo tensore simmetrico e questo anche simmetrico, non è zero. Ed è quello che rimane. E ovviamente guardate che quando abbiamo detto che UIJ era uguale ad H e che la epsilon è la parte simmetrica, no, di H, cioè del gradiente degli spostamenti, abbiamo utilizzato anche questa equazione qui. Va bene? E qual è il risultato alla fine? Che il lavoro virtuale esterno è uguale a questa espressione, dopo tutti questi passaggi, che coinvolge solo enti che sono, come dire, definiti nell'interno del nostro dominio. Bene. E cioè il tensore delle tensioni per il tensore delle deformazioni infinitesimi. E questo integrale noi lo chiamiamo lavoro virtuale interno. Da cui, appunto, otteniamo questo risultato, che il lavoro virtuale interno è uguale al lavoro virtuale esterno, dove il lavoro virtuale esterno era definito in questo modo e il lavoro virtuale interno è questo qui, vedete? Ovvero in per componenti questo qui, scritto in forma di componenti questo qui. Ok? Questo è il principio dei lavori virtuali, possiamo anche definire una sorta di identità fondamentale della meccanica. Bene. E come vedete, noi nel dimostrare questa uguaglianza, questo uguale a questo, abbiamo dovuto fare uso di tutte queste equazioni e non di più che abbiamo scritto sulla lavagna, cioè delle equazioni di equilibrio, delle equazioni di congruenza. Ricordiamoci un attimo, rivediamo un attimo i passaggi. La prima cosa che abbiamo fatto, siamo partiti dal lavoro virtuale esterno, l'abbiamo scritto per componenti, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo riconosciuto che qua c'è sigma in C, che è una divergenza di sigma, no scusate, questa l'abbiamo sostituita, siamo partiti da qui e abbiamo detto B è uguale a meno divergenza di sigma, quindi abbiamo riconosciuto che questa è una divergenza di sigma, finalmente, abbiamo fatto qualche passaggetto e abbiamo capito che questo integrale della divergenza di sigma per U altro non è che questa espressione qui, e abbiamo sostituito questa espressione nel lavoro virtuale esterno, quello che per noi era il lavoro virtuale esterno, okay?
Poi ci siamo ricordati che P ed R dovevano soddisfare anche queste equazioni di equilibrio e abbiamo sostituito queste due espressioni qua, 1 e 2, nelle equazioni. E poi ci siamo ricordati che U è deve essere uguale a un cappello sulla parte du di omega. Così facendo, tutta questa espressione si riduce solo a sigma e j uguali j. Sigma deve essere simmetrico e abbiamo sfruttato questa ulteriore condizione qui. Sigma deve essere simmetrico e naturalmente se sigma è simmetrico compie lavoro solo per la parte simmetrica del gradiente di spostamento. Ma la parte simmetrica del gradiente di spostamento per noi è epsilon e abbiamo utilizzato questa equazione qui. E abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato così che il lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro virtuale interno. Quindi qualsiasi sia il campo di tensione in equilibrio con i carichi esterni, da una parte, qualsiasi sia il campo di deformazioni congruenti con il campo di spostamenti, vale questa identità. Il lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro virtuale interno. Va bene? Detto questo, cancello questa parte qui. Allora io cancello sia questi passaggi, tanto oramai non ci servono più. Si potrebbe evidenziare una cosa. Se noi consideriamo come campo di spostamento un moto rigido, il nostro oggetto sta subendo un moto rigido, bene, che cosa accade? Che se il moto è rigido, la variazione di distanza tra i punti del corpo è nulla, se il moto è rigido, va bene? D'accordo? E quindi di conseguenza, se il moto è rigido, epsilon gli viene 0, non c'è deformazione nel moto rigido. Allora, se epsilon è 0, ovviamente il lavoro virtuale interno è nullo. E allora riscoprite quello che avete studiato già a statica, e cioè se consideriamo un moto rigido, per scrivere una condizione di equilibrio basta imporre che il lavoro virtuale esterno delle forze sia uguale a 0, perché sarebbe uguale al lavoro virtuale interno, ma essendo il moto rigido il lavoro virtuale interno automaticamente è 0 e quindi deve essere uguale a 0. Ok? E che era, diciamo, l'equazione di Lagrange della statica, così, che mi permetteva per esempio di calcolare molto facilmente reazioni vincolari o altre cose. Va bene. Cioè,
se abbiamo un sistema appunto di forze e tensioni in equilibrio, un sistema di spostamenti e deformazioni congruenti, è vera l'equazione del principio della Wilson. Anzi, scriviamolo più in maniera più chiara, invece scrivere PLP, scriviamo lavoro virtuale esterno uguale lavoro virtuale interno. È quello che abbiamo appena dimostrato. Va bene? Ok. E la potenza del principio delle virtuali è la seguente, che non vale solo in questo modo. Ci può essere utile per scrivere o l'equazione di equilibrio o anche l'equazione di congruenza. Così, se uno impone la congruenza e impone appunto il lavoro virtuale esterno uguale al lavoro virtuale interno, questo automaticamente ci fornisce la condizione di equilibrio. Va bene? Così come se uno impone l'equilibrio, e impone l'equazione del lavoro virtuale, questo automaticamente ci restituisce la condizione di congruenza. Ok? Questo è quello che noi chiamiamo normalmente principio dei lavori virtuali o identità fondamentale della meccanica, io la definisco. Questo modo di procedere, cioè questa sequenza, è quello che normalmente va sotto il nome di principio degli spostamenti virtuali. E questo invece, quest'altro modo di procedere, è quello che normalmente va sotto il nome di principio delle forze virtuali. Ovviamente non sono in realtà dei principi, ma sono dei teoremi, perché si dimostrano, va bene? Come noi abbiamo dimostrato che vale questa implicazione, va bene? In realtà, appunto, è facile, abbastanza facile, lo potete anche vedere sugli appunti del corso, questa implicazione e quest'altra implicazione. I passaggi sostanzialmente sono molto simili a quelli che abbiamo fatto noi, un verso ed un altro. Si vede che naturalmente questa è condizione necessaria e sufficiente, quindi non voglio fare la dimostrazione, ma diciamo la tecnica dimostrativa utilizza esattamente le stesse operazioni che abbiamo fatto noi finora, sostanzialmente. Bene. Volevo però fare su questa cosa un esercizietto per capire come funzionano questi tre schemi, cioè questo, questo e questo schema. Va bene? Voglio fare un esercizio abbastanza semplice, in maniera tale che uno non rimane intrappolato in calcoli complicati, ma cerca di cogliere, di capire l'essenza del problema. D'accordo? Un esercizio sugli appunti c'è, però ne voglio fare uno un po' diverso, perché sennò vi ripeto quello che sta sugli appunti, ve lo potete anche guardare da solo. L'esercizio che ho pensato, per esempio, era questo. Diciamo che una mensola che è costituita da due tratti rigidi, va bene? Completamente rigidi, e con due elementi dove è possibile sviluppare una deformazione concentrata, diciamo così. Va bene? Allora, la prima cosa che possiamo fare è trovare, sulla base del sistema di carico, trovare le tensioni in equilibrio. Vi ricordate? Noi dobbiamo trovare un sistema equilibrato. Abbiamo dei carichi, nel corpo tridimensionale i carichi erano
B e P, ok? D'accordo? E dobbiamo trovare le tensioni in equilibrio, ok? Fate conto che in questo schema, no? Così semplificato, in questo schema la V omega non è altro che questa, cioè l'incastro, in cui abbiamo imposto il valore dello spostamento, no? In questo caso appunto abbiamo messo un incastro perfetto e qui diciamo l'incastro significa che qua lo spostamento U deve essere uguale a zero, d'accordo? Va bene, allora la prima cosa abbiamo detto che dobbiamo trovare le condizioni di equilibrio, va bene? Siamo nell'ambito di una trave, la tensione per la trave si traslittera, come dire, nella caratteristica della sollecitazione. Le caratteristiche della sollecitazione che noi conosciamo sono naturalmente sforzo normale, momento flettente e taglio. Lo sforzo normale non ha nessuna influenza nel nostro esercizio, quindi neanche lo calcoliamo, a parte che è zero, quindi si vede subito. Il taglio neanche ha influenza, perché voglio dire, questi elementi che hanno possibilità di deformarsi si possono semplicemente deformare in maniera tale da creare un angolo di rotazione relativo tra una parte e l'altra, va bene? E quindi non assumiamo che ci siano spostamenti di questo tipo, per esempio nella sezione B non ci sono spostamenti, la possibile cinematica è come se fosse una cerniera in B, diciamo così, d'accordo? Però una cerniera dove può nascere un momento flettente, ok? Quindi quello che dobbiamo fare è trovare le tensioni in equilibrio con il nostro carico F. Allora, le tensioni in equilibrio con il nostro carico F sono semplici perché dobbiamo calcolare il momento in A e il momento in B. Questo è tutto. D'accordo? E se tutta quanta la mensola ha una lunghezza L e questa cerniera in B sta a L mezzi, va bene? Il momento flettente in A altro non è che F per L, ovviamente secondo la nostra convenzione è meno F per L perché un momento flettente è negativo, ok? Quindi è uguale a meno F per L, d'accordo? Quanto vale in B il momento flettente? E ovviamente è meno F per L mezzi. È un esercizio molto semplice, però per capire l'essenza del problema. Meno F per L mezzi. Va bene? D'accordo? Adesso io vi disegno la mia mensola e penso a un campo di spostamenti sulla mia mensola. Un possibile campo di spostamenti. Disegniamola per intero anche con gli elementi deformati, con un'elasticità concentrata, va bene? E immaginiamo una possibile deformata di questo oggetto, va bene? Di questa mensola. Ovviamente abbiamo detto che questi due elementi sono elementi rigidi, quindi quello che potremmo avere è una rotazione del primo tratto, una rotazione del secondo tratto, d'accordo? Quindi per esempio una deformata è questa, va bene? Se deformata immaginate l'infinitesima, e questa deformata è definita da due parametri lagrangiani, e cioè questa rotazione qua, quest'angolo qui che chiamo, per esempio, questo è A, questo è sempre B e questo è sempre C, questo lo chiamo Φ in A, bene? D'accordo? Poi quest'angolo qui, vedete? Lo chiamo Φ in B. Ok? Guardate, Φ in B è, come dire, la differenza a partire da Φ con A della rotazione di quest'asta, d'accordo? Cioè è l'incremento di rotazione a partire da Φ con A, ok? E naturalmente una volta che abbiamo definito Φ con A e Φ con B, lo spostamento in C è noto, è tutto noto, cioè abbiamo in maniera univoca la deformata del nostro oggetto. E bene,
noi abbiamo che in questa sezione si ha phi con A. Bene. Bene. Allora, se vogliamo possiamo fare anche così, guardate. Phi in 0 è uguale a phi con A. Bene. Ci siete? Poi l'altra informazione che abbiamo è che delta phi in L mezzi è uguale a phi con B. Eccola qui. La differenza di rotazione in B è proprio phi con B. Bene. Ed infine il valore, no, dello spostamento in C, va bene? V in L mezzi, facciamo così, scusatemi, V in L, cioè V qui, in C, vediamo, è uguale a V con C, che è uguale, in funzione di phi con A e phi con B, è uguale a phi con A per L più phi con B per L mezzi. Questo è lo schema equilibrato. Lo schema equilibrato perché abbiamo scritto quanto valgono le caratteristiche della sovrintensione, cioè le tensioni, in funzione delle forze applicate. Okay? Questo è lo schema congruente, cioè è lo schema sul quale abbiamo detto quanto valgono gli spostamenti in funzione dei parametri che governano la cinematica. Ok? Figona e figona. Bene, allora cominciamo a scrivere l'identità fondamentale. Il lavoro virtuale esterno deve venire uguale al lavoro virtuale interno. Quindi scriviamo per prima cosa il lavoro virtuale esterno. Il lavoro virtuale esterno sarà F che moltiplica V con C. Ok? F moltiplica lo spostamento V con C. Questo è il lavoro virtuale esterno. Okay. Bene, ma V con C da questa espressione è uguale a questa quantità qui, lo sostituiamo, quindi questo viene uguale ad F che moltiplica F con A più F con B mezzi tutto quanto per L. Bene, questo è il lavoro virtuale esterno. Ok? Adesso calcoliamo il lavoro virtuale interno. Ok? Lavoro virtuale interno è uguale. Il lavoro virtuale interno è uguale al lavoro che i momenti flettenti, no, svolgono, sviluppano per le rotazioni che si hanno nelle sezioni dove c'è questa elasticità concentrata. Quindi il lavoro virtuale interno sarà M con A per la rotazione in A. Ok? Allora, MA. Io adesso scrivo MA per phi con A, va bene? Però l'aggiusto subito. Perché? Perché per noi il momento flettente è positivo quando è antiorario. Ok? Mentre la phi con A noi l'abbiamo presa positiva che è oraria, quindi stanno compiendo un lavoro virtuale negativo, eh? Quindi ci dobbiamo mettere un meno davanti, visto che phi con A per noi ha un valore positivo, no? Non abbiamo pensato che sia negativo, va bene? E non finisce qui naturalmente il lavoro virtuale interno, perché poi c'è anche il lavoro che le caratteristiche della sollecitazione in B compiono per la rotazione relativa in B. Ok? Le caratteristiche della sollecitazione sono M con B
è la rotazione relativa in B, e questo delta phi, e cioè esattamente phi con B. Anche in questo caso ci ho dovuto mettere il meno, perché anche questa rotazione phi con B, che è un delta phi, è negativa, sarebbe negativa, ma noi l'abbiamo positiva. Bene. Quindi per scrivere il lavoro nel verso giusto, nel segno giusto, dobbiamo metterci un meno davanti. Ci siamo? Eh? Bene, però noi sappiamo che lo schema è equilibrato e NA è uguale a meno F per L, così come MB è uguale a meno F per L mezzi. Quindi sostituisco nell'espressione del lavoro virtuale interno queste due, i due valori di MA ed MB. E quindi che cosa ci viene? Meno MA, allora sostituisco meno F per L, ci viene un'altra volta positivo il segno. Quindi ci verrà F per L che moltiplica phi con A più, al posto di M con B sostituisco meno F per L mezzi, quindi più F per L mezzi phi con B. Va bene? E naturalmente adesso verifico e queste due quantità ovviamente sono uguali. Lavoro virtuale esterno è uguale al lavoro virtuale interno. Abbiamo ritrovato l'identità fondamentale. Bene. Quindi abbiamo riseguito questa procedura qui. Va bene? Abbiamo imposto l'equilibrio, imposto la congruenza e abbiamo trovato che queste due quantità sono fra di loro uguali. Va bene? Più interessante anche da un punto di vista applicativo è quella di utilizzare questo, questo modo di scrivere il principio virtuale, oppure quest'altro modo di scrivere il principio virtuale. Va bene? E ci interrompiamo un attimo e poi.